come è andato l'incontro? È stata consegnata la documentazione, le richieste, tutte le richieste firmate e insomma noi abbiamo confermato come comitato la nostra adesione, abbiamo chiesto che si valuti tutta la faccenda anche alla luce dell'eventuale annullamento della concessione, illegittima dall'origine. Come le è sembrato questo incontro? No, sono stati pochi minuti, era la prima volta? No, era un incontro di consegna, ma da parte della prefettura noi abbiamo sempre avuto la massima collaborazione. Quindi il viceprefetto presente ci ha detto che avrebbe inoltrato prima possibile la documentazione, che insomma avrebbe seguito il tutto. Lei che cosa si aspetta ora, Possetti? Io mi aspetterei che si muova qualcosa. Siamo fiduciosi. Fiduciosi, lei ci crede veramente? Questa piazza oggi le ha dato più forza? Ma io ci devo credere perché è un po', come dire, quello che ci fa andare avanti, credere che qualcosa possa ancora cambiare. Oggi in qualche modo, avvicinandoci anche al 14 agosto, avvicinandoci anche al 14 agosto con comunque questa piazza, oggi si sente forse di chiedere, una volta mi aveva detto, devo chiedere scusa, no? A mia sorella. Oggi si sente più forte? Più che chiedere scusa io, oggi mi sento di dire che dovrebbe chiedere scusa a mia sorella e a tutti i morti qualcun altro. Io certo che le devo chiedere scusa, perché non sono stata in grado prima, come sorella, di capire che lei poteva rischiare, come credo tutti i cittadini. Quanti cittadini hanno viaggiato rischiando sulle strade e nessuno di noi si è accorto di nulla. Quindi dobbiamo essere più vigili, più attenti e andare a fondo, studiare, informarci, perché solo, come giustamente ha detto oggi qualche intervenuto, solo informandoci, avendo conoscenza, possiamo combattere le ingiustizie.